Ma salve! Sì, lo so che vi aspettavate di vedere il mio faccione, ma purtroppo finché non trovo un bel modo per posizionare la videocamera, alias il mio telefono, vi dovrete sorbire lo sfondo nero con questo personaggio qui. Sembro quasi Jigsaw, con la differenza che io non vi costringerei mai a recidervi un arto per i vostri gusti musicali. Forse no. Ma comunque, prima di cominciare con la top, vorrei fare due premesse. La prima è che se non trovate il vostro disco preferito è perché molto probabilmente non l'ho ascoltato. Già, dato che quest'anno è stato davvero, potremmo dire, un anno del cambiamento per il sottoscritto, non ho mai avuto a che fare con così tanti dischi e di conseguenza mi sono voluto concentrare su quello che io riuscivo a trovare. Quindi sì, buona parte dell'avanguard estremo consigliatomi dai vari membri della cricca non è stato preso in considerazione. E di conseguenza non sarà presente, così come altri dischi molto validi usciti quest'anno. La seconda è che in questo video ci saranno ben 21 dischi, e non perché vado matto per i multipli di 21, ma perché semplicemente la somma di tutti i dischi ha portato a questo numero. Rispettivamente i 21 dischi sono La delusione dell'anno, gli Outsiders e poi la top effettiva con i 15 dischi. Mi scuso in anticipo se dovessi risultare poco chiaro, ma è la mia prima top, ma prometto che ce la metterò tutta. Bene. Direi che possiamo cominciare dopo la sigla. Sarò breve. Il disco che più mi ha deluso quest'anno è Wish Dream di Abstract Void. Per chi non lo conoscesse, Abstract Void è un progetto solista che fonde all'interno della sua musica synthwave e blackgaze, risultando tutto sommato in un ascolto piacevole e leggero. Grazie alla musica si viene catapultati in questo universo che a tratti richiama giochi più retro come Hotline Miami, oppure più cyberpunk come, nome nomen, Cyberpunk 2077. Un blackgaze che inaspettatamente si riesce a ibridare con le melodie synthwave dei vari pezzi, creando questa atmosfera fredda che, tuttavia, non fa male, ma anzi coccola l'ascoltatore accompagnandolo per questi paesaggi colorati e psichedelici, ovviamente nei limiti. Ma allora perché delusione? È molto semplice. La voce. Sì, amici, amiche, persone la cui identità di genere non è riscontrabile nei due sessi binari. La voce. Un elemento che sembrerebbe essere quasi irrisorio, ma vi posso assicurare che per questo disco è stato il colmo. Almeno per me. Sì, perché letteralmente questo particolare mi è risultato fastidioso e fuori contesto. Un po' come pillone ad un Pride. Davvero, voci che vengono mangiate dal mixaggio che letteralmente danno solo fastidio per quanto risultino deboli e soffocate. Ed è solo per questo che io boccio questo disco, per la voce. Ma perché, molto semplicemente, quella voce rovinava l'atmosfera retrofuturistica che Abstract Void era riuscito a creare. Vi sembrerò esagerato, ma purtroppo non ho apprezzato il disco appieno a causa di questo particolare. Ma riconosco che comunque stiamo parlando di un disco tutto sommato riuscito, e anzi, se qualcuno di voi lo ha apprezzato, o qualcuno vuole semplicemente ascoltarlo, io vi invito ad ascoltarlo e, per chi l'ha ascoltato, a dirmi la propria opinione. Scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se a voi questo disco vi è piaciuto o meno, se siete d'accordo con me, e creiamo una discussione pacifica. Vi prego. Bene, è tempo degli Outsiders. E già vi sento esclamare di stupore, di orrore, di tutte e due le cose fuse assieme. Ma industriale! Hai davvero parlato male di un disco come Wish Dream? Ma hai l'audacia e il coraggio di mettere l'ultimo disco dei Last Days of Humanity tra gli Outsiders? La mia risposta è sì. Ma visto che siete stati così carini e gentili nel chiedermi la cosa, ho deciso di svelarvi un arcano. Al cuore, amici, amiche e persone il quale genere non ricade nei due sessi binari, non si comanda. È anche un modo molto più gentile e pulito di dire non ci capisco un tubo. Ok, adesso siamo seri e dopo spiegarvi il perché. I Last Days of Humanity sono un gruppo che mi porto dietro da quando sono un poppante. Da quando li scopri con quella ciofeca e scolo, il quale nome corrisponde a Putrefaction in Progress. Un disco che se volessimo descrivere in poche parole sarebbe padelle metal, insomma, non proprio la cosa migliore di questo mondo. In seguito, però, grazie al cielo, scoprì The Sound of the Rancid Juice Sloshing Around Your Coffin, un disco che incarnava uno stile grindcore molto scarno e una registrazione lo-fi. D'altronde come la maggior parte delle produzioni del settore, non mi sbaglio. Ovviamente corredato da batteria a velocità sovrumana, suoni gutturali talmente estremi da essere quasi ridicoli e una durata pressoché breve. Davvero tracce fulminee.
però dove tutti questi elementi comunque risultavano essere in equilibrio tra loro. Ed è quello che l'ode ad Azathoth è successo con questo nuovo horrific composition of the composition. A distanza di 16 anni da quella ciofeca vergognosa, i nostri ritornano sulle scene con un disco che riporta in auge l'odore di cadaveri in avanzato stato di decomposizione. E cadaveri, credo. Grazie alle chitarre granitiche e pesanti che sprizzano un odore dolciastro di morte in ogni nota, la batteria sempre a velocità sovrumana come piace a noi e la voce talmente da un picciato da risultare ridicola. Ma nonostante tutto è per questo motivo che adoro i Last Days of Humanity, la loro ignoranza e il loro cattivo gusto. Quindi preparatevi a essere spazzati via da questa mietitrebbia, o come piace dire a me, combine, e farvi macinare le ossa. Poi sì, diciamo che il posto è stato anche dato per la mia estrema contentezza nel vedere loro ritornare. Quindi sì, sono abbastanza di parte. Quindi bentornati Last Days of Humanity, ma ricordate, non sarete così fortunati la prossima volta. Perturbator è un artista francese che ha lavorato a colonne sonore di giochi di serie Z come Hotline Miami 2, insomma, roba da nulla, ma che ha anche una buona discografia all'attivo, e questo suo disco, Lustful Sacrament, è l'ultimo arrivato. Non è un segreto che Perturbator sia molto vicino alle sonorità anni 80, e questo disco appunto è molto vicino a quelle sonorità, ma ne abbraccia un lato più oscuro, più minimale, più gotico. Ebbene sì, questo disco è un tributo a quelle sonorità, ma non ci troviamo di fronte a un Operation Raccoon King. Ci troviamo di fronte a un disco che, nonostante queste premesse, riesce a brillare di luce propria, tributando quelle sonorità, ma rispolverandole e rendendole più moderne. Veniamo trasportati in un mondo molto retro, ma che si tinge di bianco e nero, rievocando quelle atmosfere così fredde, rigide e minimali, che si fondono con la freneticità dello stile di Perturbator, come si può sentire in Excess, oppure una semplice trasposizione di quelle sonorità, come nella title track. In definitiva, un disco davvero interessante che suggerisco di ascoltare a tutti. La parola che mi viene in mente per descrivere questo disco è onirico. Einbach è un artista tedesco che propone una musica elettronica che prende sia a piene mani dalla Berlin School o di gruppi più famosi come Tangerine Dream, ma che la rimescola in salsa ambient. Molto ambient. E questo Home Stories ne è un esempio. Davvero, la mia prima impressione che ho avuto ascoltandolo è stata come quella di essere coccolato da queste melodie vellutate e molto effettate, in un mondo onirico davvero singolare. Che però non ho visualizzato subito. Dopo aver compreso l'ascolto, effettivamente aver visualizzato questo mondo onirico, posso dire che si tratta di un viaggio su di una pianura sconfinata, caratterizzata da un campo di grano sul quale sfondo titaneggiano elementi artificiali creati dall'uomo, come appunto la parabola nello sfondo della copertina, che credo proprio che Mastro non apprezzerà, anzi posso sentirlo avvicinarsi pericolosamente a casa mia. Quindi sì, insomma, il punto d'incontro di due elementi così diversi e creati da mani diverse che, nonostante la loro diversità, riescono a convivere e coesistere in questo disco, in questa dimensione, in questo sogno, chiamatelo come vi pare. Un disco che davvero per me è stata una bellissima sorpresa in quest'anno nefasto, un po' come tutti i dischi che sono usciti quest'anno, che ho messo nella top. E prima di presentare il prossimo disco, non ve la prendete davvero, è un disco veramente valido, ma a causa del mio gusto personale ho preferito la sua controparte più famosa. Mehr als 19.000 Gefangene, ungezählte Geschütze und Maschinengewehre, mehrere Farben und viele sonstige. E sì, per quanto a me sia piaciuta un'altra versione narrata da altri menestrelli neri, questo disco andava citato per un po' di fattori, ma andiamo con ordine. Canon & Fiber è un progetto solista anonimo di death metal con influenze black, il quale si concentra sul raccontare gli avvenimenti del primo conflitto mondiale, e solo il primo conflitto mondiale, ma non in funzione glorificativa come fanno altri gruppi, bensì in funzione di denuncia verso la guerra in generale, come appunto suggerisce anche la copertina, la quale è un manifesto contro la guerra realizzato da Mihaly Biro, scusatemi tanto, non solo ungherese, per il Partito Socialdemocratico Ungherese del 1918. Uno scheletro che carica un cannone con innumerevoli corpi umani, appunto che sta a indicare il numero abnorme di vittime in questo conflitto. La musica aiuta molto a questo concetto, in quanto risulta molto diretta e perciò scarna e adatta appunto a far passare un messaggio di protesta contro la guerra, ricordando le sue vittime. Anche comunque grazie all'immenso lavoro dell'artista che si è andato a recuperare tutte le fonti storiche tramite testi e lettere risalenti a quel periodo.
In generale l'atmosfera che si respira è pesante, pesante per via della ricreazione di quel paesaggio devastato e cupo, disagiato, degradato, dove i soldati si trovavano, ovvero le trincee. Si riesce persino a percepire l'odore di polvere da sparo e i corpi che si accumulano giorno dopo giorno che iniziano a puzzare. Davvero un ottimo lavoro da parte di Canon & Fiber, ma che purtroppo non raggiunge la top. Ma sono sicuro che in futuro riuscirà a stupirci, comunque sia, vi invito ad ascoltarlo, è davvero un discone. Oh boy, Holes è un disco difficile da descrivere, ma proviamoci comunque. Stiamo parlando di un artista tedesco, anche qui, influenzato in parte dalla Berlin School, anche qui, e in parte con un sound ambient, anche qui! Mi ricorda tanto un altro artista, ma non so esattamente chi. Però con l'unica differenza che se Heimbach effettivamente aveva una componente onirica molto forte, qui abbiamo una componente molto più diretta. Mi era sfuggito di mente. Jogging House ha anche una piccola componente noise. Non è un problema, vero? Certamente non ci dobbiamo aspettare Merzbau, Yanatarash o altra roba sulla falsariga del noise, ma degli inserti piccoli che danno un tocco particolare alla musica. Ma andiamola a vedere. La musica, bene o male, è abbastanza minimale, con questi inserti aspri che danno un'aura particolare a questo disco. Second Home Stories abbiamo visto comunque un paesaggio onirico che tutto sommato si avvicinava alla realtà, ma che comunque faceva percepire questa sua componente onirica. Holes è totalmente diverso, perché stiamo parlando effettivamente di una rappresentazione reale di un'atmosfera reale. Non so se mi sono fatto capire. Ok, prima di descrivervi la musica, potrei fare questo piccolo paragone. Immaginate di essere in un paese costiero dove ci sono i colori più disparati che vanno a caratterizzare le varie case, i vari appartamenti o le varie ville, perché no? E il sole picchia talmente forte sui tetti delle case, comunque sulle case stesse, da saturarne i colori. L'asfalto è bollente e le cicale intonano i loro canti sopra gli alberi. Quindi perché questa descrizione così particolare? Perché, come vi ho detto prima, gli inserti più o meno noise che utilizza Jogging House tendono a caratterizzare la sua musica di un'aura molto calda, molto... afosa! Cioè, effettivamente, questo disco è la descrizione di una giornata afosa. Con la differenza che con un disco potreste godervi questa giornata afosa tranquillamente, godendo dei suoi lati positivi, senza comunque rischiare appunto dell'ondata di caldo, dell'umidità, perché poi sennò è la fine, davvero. Per concludere parliamo di un disco veramente particolare, molto minimale e leggero da ascoltare, davvero. Per quanto le tracce possano sembrarvi lunghe, sono molto rilassanti e sono molto minimali e veramente vi coccoleranno per tutto quanto l'ascolto. Possiamo passare alla top effettiva. I Soul sono un collettivo musicale inglese composto da Inflo, che si occupa principalmente della parte strumentale, e le due voci affidate a Cleo Soul e Kid Sister. Alla prima, ovvero Cleo Soul, è affidata la parte R&B e Soul, e alla seconda è affidata la parte, tra tante virgolette, rap. La proposta musicale è una forma molto minimale di R&B e New Soul con parti rappate, tanto che spesso nei brani sono presenti solamente basso e batteria che accompagnano la voce, come nelle tracce dopo l'intro, London Gangs, Bitter Streets, oppure ancora parti più blues come in Alcohol e parti più rap come in Are You From London, che essenzialmente scherza sullo stereotipo della persona di Londra. L'intento del disco è quello di narrare tramite la musica la condizione squallida e disagiata della comunità nera in Inghilterra, un po' come faceva la scena hip hop negli anni 90 in America, o il più recente Took Me Pa Butterfly di Kendrick Lamar. E lo si può notare nei messaggi di denuncia di London Gangs, dove letteralmente si parla delle guerre tra gang a Londra, o Bitter Streets, dove si parla di mantenere sempre la guardia alta in strada. E poi quel sample alla fine è divino! La musica dal mio punto di vista è molto funzionale per lo scopo del collettivo, in quanto essenzialmente la componente minimale accentua molto la condizione di disagio in cui versa la comunità nera, e sì, sto parlando anche del basso. Il suono di quel basso è aspro, non duro, non sporco, ma aspro. E anche un po' amaro se lo chiedete a me. Per non parlare del modo in cui la voce è stata registrata, visto che letteralmente sembra uscita fuori da un album degli anni 50, almeno quella di Cleo, sì, perché la voce di Cleo è leggera e delicata, seppur racconti di cose non tanto delicate, diciamo. Letteralmente mi farei raccontare da quella donna il contesto sociale di come versano i Balcani oggi, mentre quella di Kid Sister, beh, è molto più simile ad una rapper moderna.
ma non per questo inascoltabile e irritante. In generale, la sensazione che ho avuto io ascoltando il disco è quella di trovarmi in un locale con tavoli tutti occupati, pieni di persone ovviamente, un filtro color seppia che dava un tono di superficialità all'ambiente e di diroccato, per così dire, mentre il mio sguardo si volgeva verso il palco dove la cantante si sta esibendo e la luce che la illumina la rende l'unica cosa che mi solleva di quel posto. Quindi sì, in definitiva davvero un bell'album da recuperare assolutamente, soprattutto se amate la black music in generale. Finalmente il ritorno dei Ministri sulle scene non è stata una cucchiaiata amara di incertezze e piattume. Non credo ci sia bisogno di introdurre i Ministri, gruppo leggendario nell'ambiente della musica industrial, attenzione, non musica industriale, per aver portato innovazione e stabilito dei canoni per il genere. Non è vero, tutti li conosciamo per quel frescone che è Al Jourgensen. Ok, forse no. Ad ogni modo, questo Moral Hygiene è stata una piacevole sorpresa. Ebbene sì, dopo due dischi come From Beer to Eternity e Americant, che poi che nome di merda è, ritorniamo ad un sound che si interfaccia perfettamente con la creatura di Al Jourgensen. Riascoltare questo disco per me è stato come riascoltare dischi storici della band come The Land of Rape and Honey, The Mind is a Terrible Thing to Taste e soprattutto Psalm 69. Però ovviamente non unicamente con un'operazione di riciclo spaventosa, ma con una visione in chiave moderna. L'atmosfera che si respira nel disco è davvero quella di un disco dei Ministri dell'era anni 90. All'appello, chitarre che sembrano semplate, ma che aggiungono quel tocco di artificiale che nell'industrial fa sempre piacere. Dei sample presi da telegiornali ormai diventati lapalissiani per qualsiasi disco industrial e di musica industriale, un ritmo che molto spesso è marziale, come era consueto per il genere, vedasi la scena IBM o gli stessi Ministri, e infine la voce inconfondibile dello zio Al, che ormai è stata, è e sempre sarà soffocata e sofferente. Il disco ti butta subito nella mischia, in questa mega marcia che porta il nome di Alert Level, con quel ritornello che farebbe venire voglia a chiunque di cantarlo, anche se non si conosce effettivamente il testo della canzone. Il disco poi continua con altre tracce che mi hanno ricordato la trilogia contro George W. Bush, davvero. Possiamo dire con orgoglio che i Ministri sono tornati sulla scena e sono tornati per mostrare che, nonostante gli anni sul groppone, puoi avere sempre qualcosa da dire. Non lo vogliamo un bel disco dream pop nel mezzo della classifica? Giusto per riprenderci un po' dei Ministri e per prepararci al peggio, o al meglio. I Menetras sono un gruppo dream pop inglese del quale sono venuto a conoscenza totalmente a caso navigando su Bandcamp. Vorrei aver scoperto più musica così su quel sito, che però non sono un gruppo nato ieri, ma anzi al contrario sono un gruppo che è attivo già da un bel po' di tempo, precisamente 8 anni, e hanno già confezionato ben 6 dischi, insomma, un bel traguardo, e con questo Untourable arriviamo appunto alla loro sesta fatica. Premessa, quello che sto per dire è unicamente basato sull'ascolto di Untourable e non gli altri dischi. Non essendo io un ascoltatore di Dream Pop, anzi, diciamocela tutta, non ho mai toccato il Dream Pop in vita mia, questo mio primo approccio col genere è stato particolare. L'atmosfera che si respira è molto straightforward, se capite cosa intendo, in certi pezzi come Hodav, oppure altri pezzi dove letteralmente si entra in modalità Oniric Dreams, con l'iniziale Organon, dove letteralmente la voce della cantante, vellutata e delicatissima, che tra l'altro si sposa perfettamente con tutto il contesto strumentale, coccola l'ascoltatore per tutta la traccia. Se dovessi definire questo disco, lo definirei rilassante perché letteralmente è quello che ho provato io durante l'ascolto. Melodie vellutate che mi accompagnavano con la voce della cantante in un viaggio fatto di colori caldi e relax. E anche qualche zucchero filato, perché no? Davvero sembra una passeggiata al tramonto, sul lungomare. Il sole si sta abbassando lentamente, donando alle nuvole quel colore rossastro. Il vento soffia leggiadro e colpisce delicatamente la tua faccia. È tutto così bello e rilassante. Poi però finisce e ne vuoi ancora? Oh sì che ne vuoi ancora! Quindi sì, un disco davvero adatto a tutte le occasioni e che sono sicuro che qualcuno di voi potrà apprezzare a dovere. Dovete sapere che io non sono un grande amante del raw black metal, non lo reputo un genere brutto, ma è qualcosa sinceramente fuori dalle mie corde. Fino ad oggi non sono riuscito mai a trovare qualche gruppo che mi facesse esclamare cose del tipo WOW! Questo almeno fin quando il buon Thule, che saluto, ciao Thule, ti voglio tanto bene.
non mi ha introdotto per bene agli Old Nick, questa formazione di raw black metal, oserei dire atipica. Se da una parte abbiamo comunque un registro abbastanza serio proposto da buona parte di questa scena, gli Old Nick mandano a donne di facili costumi questa impostazione seria e conservativa per abbracciare una visione meno seria, demenziale, sperimentando fino a rendere il genere tutto fuorché evocativo e criptico. In questo I'm Vampire Castle, i concetti sovracitati non sono da meno. Il primo pezzo si apre con un classico riff black metal, per poi essere accompagnato da un'armonica suonata dallo stesso cantante, e addirittura si arriva ad una parte cantata completamente lirica. Cioè, di cosa stiamo parlando esattamente? La musica è definibile come black metal registrato nel modo più rudimentale e grezzo possibile, facendo risultare le chitarre come la quinta essenza del ronzio che Stentanger spostati proprio, mentre il resto delle canzoni è accompagnata dagli strumenti più disparati, come ad esempio nella title track sopracitata, dove oltre alla già citata armonica è possibile sentire anche degli strumenti a fiato. Io sinceramente mi sono immaginato tipo un universo fatto di demoni che suonano tutti questi strumenti. Non lo so, scusatemi. E qui la domanda sorgerà di nuovo spontanea: ma industriale, perché hai messo questo disco in top e Abstract Void in flop? Perché, miei cari amici, amiche, persone la cui identità di genere non è riscontrabile in Elicotteri da guerra, la voce si sposa perfettamente con il contesto. Una voce acida, strozzata e esasperata, talmente portata al limite da risultare ridicola, e perciò in linea con tutto il feeling del disco in generale. Quindi davvero, gli Old Nick sono una realtà davvero piacevole e fantastica in questo panorama. Talmente tanto che ho l'ardore di definirli i Mothers of Invention del raw black metal. Ascoltatelo soprattutto se avete voglia di un ascolto leggero, corto, ma soprattutto imprevedibile. C'è davvero qui qualcuno che non conosce i Nano War of Steel? Davvero c'è bisogno di presentarli? Tanto lo farai comunque! E ha ragione. Gruppo di musica demenziale che ha alle spalle anni di storia e che ha saputo regalare a noi miseri mortali momenti indimenticabili come la canzone di Giorgio Mastrota, Barba Gianni, Rhapsody, per non parlare delle citazioni alla cultura trash italiana. Quest'anno i nostri sono tornati con un disco completamente cantato in italiano, ma con eccezione di canzoni come Der Fluch des Kapt in Glow, non so leggere il tedesco, scusate, rifacimento in tedesco della canzone La Maledizione di Capitan Fintus e Il Baile del Vejo che mira las obras, neanche qua non so leggere lo spagnolo, scusatemi, rifacimento in spagnolo de La Mazurca del Vecchio che guarda i cantieri. In questi pezzi, amici miei, troviamo davvero di tutto. Qui i Nanowar traspongono in musica tutta la nostra cultura, dalla cucina come ad esempio la polenta taragna che diventerà la polenta taragnarok, che non so voi ma a me ha ricordato un po' i Coluxton, oppure ancora la figura del vecchio che guarda i cantieri, che dà il nome al pezzo sopracitato. Si arriva anche fino alle sigle dei cartoni animati degli anni 90, che da noi sono amatissime, cioè andiamo, con la canzone Gabonzo Robot. Ma per me il punto più alto del disco è il brano che porta il nome Scugnizzi of the Land of Fire, che letteralmente è una parodia delle canzoni neomelodiche napoletane, ma in salsa power metal, con il testo che è anche riadattato in chiave power metal. Forse apprezzo il pezzo perché sono di parte? È molto probabile. La musica in generale è molto straightforward, ovvero è molto basilare, infatti è adatta appunto ad adattarsi, scusate il gioco di parole, alle varie influenze che nel disco accorreranno. Si passa dalle influenze molto folk a passaggi più moderni, ma tutto in funzione del disco. E sì, perché questo disco, come se non si fosse già capito, è una grandissima rappresentazione della nostra Italia come paese. Che bella figura che abbiamo fatto. I Nanowar portano l'ascoltatore estraneo, esterno, comunque non italiano, nel nostro paese, in giro per tutti gli aspetti culturali del vecchio continente. Un disco, insomma, con il quale è molto difficile annoiarsi e con il quale è sicuramente garantito farsi una risata. O più di una risata. L'Hotel delle Backrooms. Questo è il titolo del nuovo disco di Huntasy, artista che penso qui in casa Shredders sia abbastanza conosciuto. Ma per chi invece non lo conoscesse, un po' di storia. Huntasy è un artista che propone Molesoft, genere che tendenzialmente si rifà alla musica che si sente nei moldi stati come Giappone, Sud Corea e Stati Uniti. Insomma, capitalismo intensified! Ma con un approccio molto differente. Se comunque in questo genere si tenta di indurre l'ascoltatore ad un senso di nostalgia, ricreando questi tipi di motivi di questi grandi mall che andavano negli anni 80, 90 e a proseguire, Huntasy lo fa,
ma con i posti abbandonati. È il caso, ad esempio, del già trattato Vacant Places dal buon Thule, qui su Shredders. Un disco singolare per il genere, in quanto essenzialmente ci si ritrova a vagare per questo supermercato abbandonato, mentre quest'ultimo prova a ricostruire i suoi ricordi, facendo cagare sotto l'ascoltatore. Cioè, essenzialmente, cioè, dice "Guarda quanto ero bello!" E l'ascoltatore fa "Aaah!" E questo nuovo The Backrooms Hotel è simile a Vacant Places, ma ha un tema completamente diverso. Al posto di un mall abbandonato, qui abbiamo un albergo, probabilmente uscito direttamente dalle backrooms, che non vi starò a spiegare cosa sono le backrooms, ma che a questo giro non prova a far rivivere l'ascoltatore sui tempi d'oro. Molto semplicemente esiste col solo obiettivo di farci tremare di paura della sua desolazione e stato di abbandono in cui riversa. Di fatto, vagheremo per tutte le stanze di questo albergo abbandonato, di nuovo, probabilmente uscito dalle backrooms, mentre la paura ci assale, come se qualcosa di sconosciuto ci stesse alle calcagna, mentre sconfineremo fino ai piani più bassi e sconosciuti, che sono ovviamente completamente cambiati e deviati dai loro aspetti originali, come per esempio si può sentire in Fanzone. La musica in generale ha lo scopo di scimmiottare le melodie originali di quei posti, storpiandole, distorcendole e cambiare loro completamente il mood. Ad esempio, canzoni come Marble Floor fanno sì che questa sensazione di distorsione si ampli a livelli smisurati. Una musica da hall che però è accompagnata da un sottofondo confuso e caotico che accompagnano queste note distorte che danno il benvenuto in un mondo onirico all'ascoltatore. Poi ci sono ancora pezzi come il sovracitato Fanzone, dove sì, è percepibile comunque il motivo originale, però ovviamente deviato nei modi peggiori, solo come Antasi sa fare. E quindi sì, Antasi è tornato per farci cagare sotto nelle bandalogne. Questo disco, devo essere sincero, mi ha spaventato molto di più rispetto a Vacant Places. Vacant Places sì, è spaventoso, bellissimo, ma questo veramente è stato una mazzata davvero lì dove non batte il sole. Per il prossimo disco si va tutti in gita in Scozia. Ebbene sì, amici, amiche, persone la cui identità di genere è un enigma per i laureati della scuola della vita. Oggi tutti dovremmo metterci una gonna! O forse no. Ad ogni modo, gli Aristarchos, che prendono il nome da Aristarco da Samo, astronomo greco, sono una formazione che propone black metal apocalittico. Io non saprei come descriverlo al meglio, perché questa è la sensazione che ho provato ascoltando l'album per intero. Un cataclisma che si abbatte su Pompei. Ok, sto facendo troppi riferimenti alla mia terra. Dovrei darci un taglio. Vorrei dirvi qualcosa sul gruppo, ma è il loro album di debutto. E poi dei membri del gruppo non si sa praticamente niente. Ho anche provato a cercare su Metal Archives, ma nulla. Non si riesce a trovare nulla, quindi scusate per questa mancanza. Ma non disperiamo, perché non siamo su un set fotografico e perché non abbiamo bisogno di foto per questo tipo di musica. Dunque, la musica, come detto prima, è qualcosa di cataclismo, se la si vuole mettere in questi termini. Nonostante comunque le tracce si chiamino tutte quante Ascension, lo si avverte già dall'iniziale Ascension 1 o 1, un pezzo di introduzione molto breve, per quelle che sono le tracce del disco, dove essenzialmente sì, c'è la calma, ma non quella calma da non succederà nulla, ma quella calma da quiete prima della tempesta. Non so se mi spiego. Quindi tutta questa atmosfera oscura corredata da questi versi che poi saranno succeduti a questa percussione che accompagnerà le chitarre danno già comunque un preambolo di quello che andremo ad ascoltare. Se poi non ci aggiungiamo il fatto che poi arrivano questi cori usciti direttamente dallo Xiaomi, cioè non so come cavolo si chiama quel genere, siamo proprio in alto mare. Ma il disco prosegue sempre peggio, ovviamente in senso positivo, portando la sua opera di distruzione dell'ascoltatore. L'atmosfera che io ho percepito è come quella dell'eruzione del Vesuvio del 79 a Pompei. Sì, avevo promesso niente più citazioni alla mia terra, ma io le promesse non le mantengo. Ovvero, una nube nera che avanza e distrugge tutto quello che ha davanti al suo cammino. Componente accentuata dalle chitarre, le quali sfoderano un guitar work esasperato per enfatizzare questo senso di rassegnazione alla fine inevitabile. Di questo mix fanno parte anche le voci, perfette per il contesto dove sono state inserite, per non parlare poi dei vari elementi che vanno ad accompagnare le varie tracce, come ad esempio i cori sopraccitati, oppure il synth minimale che serve ad accentuare ancora di più la situazione già disastrata che il disco sta esponendo tramite le strumentali. Quindi davvero, un ottimo disco di debutto, magari non il miglior disco black metal di quest'anno, ma sicuramente una bella sorpresa, e io davvero non mi spiego le recensioni di coloro che lo bollano come un disco non originale o brutto. Signori, io capisco tutto, quello che volete,
ma è il loro debutto. Io ci andrei piano. Poi fate voi. In conclusione vi straconsiglio l'ascolto se adorate il black metal, specialmente quello di seconda ondata. I Devouring Void erano in principio il gruppo solista di Talinum Overdades, il quale rilasciò nel 2016 un EP self-titled. Di seguito a questo EP, alla mente del gruppo si aggiunse Timothy Clay, cantante australiano. I due rilasciarono insieme due EP dal nome Descrasia e City of Devora, e si arriva a tempi recenti con Hypnagogic Hallucinations, che è il loro primo full-length. All'interno di questo disco essenzialmente troviamo un black metal davvero particolare, sì comunque il davvero particolare toglietelo, data la mia inesperienza in tali lidi estremi. Registrato in modo grezzo e mi azzarderei ad affermare lo fai, per accentuare quella componente onirica e orrifica che magari con una registrazione pulita sarebbe andata persa. Una voce che definire acida e corrosiva è come farle un complimento, e una struttura che cambia in continuazione, giusto per far capire all'ascoltatore che qui sono le allucinazioni a comandare. Per finire, le melodie, mio Dio, quelle melodie, mi hanno dato la pelle d'oca. Io ve lo giuro, quelle melodie così riverberate sono un tratto che io ho adorato di quel disco, perché non solo sono azzeccatissime per il contesto musicale, ma sono elementi che trascinano ancora di più nel terrore l'ascoltatore, in questo appunto, in questa paralisi del suono, in questa illusione ipnagogica. Io vorrei dirvi qualcosa, ma lascerò ad un mio amico la parola per chiudere questa posizione. Oh, buonanotte! Avete presente quelle pubblicità che vi compaiono su YouTube, su Instagram o su Facebook, che vi propongono comunque roba improponibile o roba che non ha nulla da offrire? Sì, ecco, questo è stato il modo in cui io ho incontrato il progetto Malacarna, ovvero un progetto artistico audiovisivo composto dal cantante Tony Farina, frontman dei Pulp Dogs, Vince Pastano, chitarrista e produttore molto famoso nell'ambiente musicale italiano, anche per aver collaborato con Vasco Rossi e mi pare anche altri artisti, e l'artista Dorothy Bowl, non so come si legga, che ha curato le grafiche dell'album. Immaginate un progetto musicale che unisce blues, post-punk, gothic rock, industrial al dialetto lucano, con temi che riconducono al folk. Insomma, una figata assurda, specialmente per il modo in cui li ho scoperti, dalle pubblicità su Instagram, che di solito mi consigliano roba non tanto bella. Ma bando alle ciance sulle mie osservazioni assolutamente inutili, cosa ad offrire questo EP di 6 tracce? In questo breve lasso di tempo, Malacarna è una gita in un paesello desolato nel sud Italia. Ma non la gitarella della scuola, quella allegra, spensierata, bensì un viaggio solitario perdendosi in questo paesino che dovrebbe essere piccolissimo, ma vi sembrerà enorme. Durante la breve gita sentirete l'odore di questo luogo molto rustico e rimasto indietro ancora alle tradizioni popolari. Probabilmente anche a bruciare streghe a rogo, chi lo sa. Sentirete l'odore della terra coltivata, del letame e del fango, sentirete i vecchi lamentarsi nelle verande delle loro case rudimentali e assolutamente poco abusive, mentre un vecchio che passava di lì ha notato che eravate sperduti nel paese e decide bene di raccontarvi la leggenda del posto. Non vi dico tanto sul disco perché oggettivamente dovete scoprirvelo, è un discone, io veramente l'ho adorato, perché vi giuro, trovare un disco così particolare nel nostro panorama è stata una sorpresa per me. In conclusione, ascoltatelo se avete voglia di farvi un giretto in una di queste realtà dimenticate dal tempo e dal progresso. Ebbene sì, finalmente è stato rivelato il disco misterioso di oggi, Where Fear and Weapons Meet, di talentuosi 1914, formazione dedita a raccontare anche loro, come Cannon and Fever, le atrocità della Prima Guerra Mondiale, ma con una particolarità. In questo disco, almeno, le composizioni sono sì semplici e dirette, ma decadenti ed epiche, grazie comunque ad un lavoro di fiati sulle varie tracce che compongono il disco. Il tema principale, come detto in precedenza, è la Prima Guerra Mondiale, ma il modo in cui il tema è stato affrontato mi ha ricordato, Dio abbi pietà della mia anima, Musaica di Caparezza. Ma perché questo paragone così specifico che farà incazzare molti? Perché essenzialmente, Where Fear and Weapons Meet
è un museo sulla prima guerra mondiale, che ha due canzoni che indicano l'entrata e poi l'uscita. L'entrata presentata da War In e all'uscita War Out. Le varie canzoni presentano diversi scenari. La seconda traccia, FN380 ACP cancelletto 19074, parla ad esempio di Gavrilo Princip, celebre studente serbo, soprattutto in madrepatria, di matrice nazionalista che uccise l'erede al trono, ovvero l'arciduca Francesco Ferdinando. Oppure ancora canzoni che parlano delle condizioni delle trincee, come Pillars of Fire, Don't Tread on Me, oppure ancora canzoni che riprendono canzoni folcloristiche come Coward, che parlano di come le persone vengono mandate in guerra per essere offerte come sacrificio per il nostro paese. O ancora And Across Now Mark His Blaze, in collaborazione con Nick Holmes, un signor nessuno, dove a mo' di lettera si esprime il dispiacere del soldato nel comunicare alla madre che il proprio figlio è caduto in battaglia, dove però tuttavia si percepisce quanto comunque la perdita in sé si perda fra le montagne di morti che purtroppo questo conflitto ha causato. La musica in generale ha un'impostazione molto semplice e immediata, seppur corredata da elementi orchestrali che presentano il tema principale all'ascoltatore in maniera più tragica e mestosa, come appunto detto prima, un quadro. Ogni traccia, escludendo l'intro e l'outro, sono dei quadri con i propri temi, con le loro caratteristiche, creati dal medesimo artista. E anche qui vorrei far sì che un mio amico finisca la posizione. Prego. Perché vivi senza freno soltanto di te stessa, della tua luce, gli altri intorno a te non esistono. Nei giardini dei fiori di maggio, l'acqua scorga dei fiori di ghiaccio. Ormai non è un segreto che qui sul vascello dei Shredders Last Mod del progetto Sentiero dei Principi, o Principi che dir si voglia, sia già entrato nei nostri cuori. E uso questo termine non a caso, perché il fulcro del disco è l'amore. Ma attenzione, amici, amiche e persone il cui genere è un mistero per i laureati del fruttivendolo sotto casa. Qui parliamo dell'amore non come sentimento unicamente positivo e buono che ormai buona parte dei cantatori nostrani ha provveduto a propinarci negli anni, nelle salse più disparate, ma nella sua sfaccettatura più oscura, malata e tormentata, dando finalmente un po' di giustizia a questa tematica. Il disco è composto da ben 7 tracce, dove veniamo trasportati in un'atmosfera del tutto italiana. Però sei molto italiano, perdonami, te lo posso dire, sei molto italiano. Non so voi, ma l'intro, l'incantesimo dell'innocenza, mi ha fatto immaginare le strade desolate di un paesino desolato nel sud Italia. Io parlo sempre del sud Italia, poi non so voi. Mentre tira molto vento e il giorno si sta avviando all'imbrunire. Mentre tutti gli abitanti si ritirano nelle proprie case. Le altre canzoni invece sono la rappresentazione del modo che Nicola, questo è il nome della mente dietro a questo progetto, ha voluto dare dell'amore. Una pugnalata fredda e gelida che entra nelle membra dell'ascoltatore, facendolo disperare anche grazie ad un ottimo lavoro di vocals, che per carità di Dio possono non piacere a tutti, ma dovete ammettere che sono davvero in linea con il tema e l'atmosfera generale che la musica deve trasmettere. Quindi in conclusione, Last Mord del Sentiero dei Principi è davvero uno dei migliori dischi black metal usciti quest'anno nel panorama italiano. Io faccio i complimenti a Nicola Re David, che tra l'altro noi abbiamo intervistato qui su Shredders, per aver tirato fuori questo disco. E nulla, passiamo al prossimo disco. Rimaniamo sempre sul black metal, ma questa volta muoviamo i nostri passi in Russia, dove incontriamo il gruppo in questione, i Koldostva, che l'anno scorso debuttarono con Ni Tsara Ni Boga, ovvero nessun re e nessun dio in russo. Vorrei parlarvi di loro, del progetto in generale, del gruppo, dei membri, dei loro progetti paralleli, ma del gruppo non si sa nulla, cioè essenzialmente anche cercando non ho trovato niente sul gruppo. Quindi passiamo direttamente a parlare della musica. Nei suoi 30 minuti di durata, Ni Tsara Ni Boga trasporterà l'ascoltatore per le strade notturne di San Pietroburgo durante il periodo dell'impero russo. Questo comunque dovuto a una scelta o direttamente una necessità del gruppo, penso più una scelta, che farà suonare il disco in una maniera particolare. Perché sentiremo come se questo disco fosse stato registrato davvero nel 1910 o in quegli anni. Per come il suono, comunque lo stile, l'atmosfera risulti decadente e antica, se proprio possiamo dire così.
Seppur io, come detto in precedenza, non sono un grande estimatore di raw black metal, perché comunque non ne conosco tanto, a differenza di Tule. Ma basta veramente però! Il disco mi ha convinto da subito e mi ha attirato per il suo stile. La musica essenzialmente è la stessa sensazione di essere inseguiti per le strade di San Pietroburgo di notte da una vecchia pazza, mentre il freddo ti divora da dentro. Ovviamente tutto questo è comunque dovuto anche a un lavoro sui toni delle chitarre, che non vi sto qua a dire. In un certo senso, nell'atmosfera è anche percepibile l'arrivo della rivoluzione russa, che avrebbe spazzato via tutto quello che aveva caratterizzato la Russia imperiale. Per buoni motivi anche, visto che è crisi, disparità sociale, arretratezza. Ma questo non è un video di Nova Lectio, anche perché non ho gli stessi mezzi di Simone. E quindi, beh... Ciao Simone, non so se vedrai mai questo video, ma ti voglio tanto bene. Non so perché, ma il disco mi ha messo su molta tristezza. E non so se per l'atmosfera di decadenza che caratterizzava il disco, per l'arrivo della rivoluzione, ma l'atmosfera che si respira è molto pesante e decadente. Sembra appunto di ammirare un palazzo storico per l'ultima volta, prima che venga abbattuto. In conclusione, il miglior disco black metal di quest'anno per me. Ho torto? Molto probabile. Me ne frega qualcosa? Non tanto. E siamo arrivati finalmente alla top 3. Prego. Non credo ci sia bisogno di presentare uno dei gruppi più terremotanti della scena musicale moderna. I Frontier ormai per me sono diventati un'istituzione su come fare musica estremamente caotica, pesante e soprattutto violenta. Già quando ascoltai le prime note di Orange Mathematics, rimasi colpito da tanta brutalità e ingegno. Non avevo mai sentito in vita mia un disco così brutale e violento. Davvero, sembrava di dire una scossa di magnitudo 10 formato musica. E con questo Oxidicide, i nostri sicuramente avranno cambiato stile puntando su un sound più sperimentale, approdando su nuovi lead. No, per niente. Sono rimasti quelli di sempre. Con solo in alcuni casi delle aperture melodiche, ma il resto è una mazzata dritta nei denti come solo loro ci hanno abituato a ricevere negli anni. Riff pesantissimi che ti aggrediscono con la loro pesantezza e aggressività, che io mi chiedo davvero come diavolo facciano a farli, voci che sfiderebbero la resistenza di qualsiasi corda vocale umana e una sezione ritmica terremotante, caratterizzata apparentemente da tempi confusi che sicuramente non metteranno l'ascoltatore a proprio agio. Ascoltare questo disco è come essere colpiti da un cataclisma che polverizzerà le vostre ossa, oppure ancora essere colpiti da un'esplosione di una supernova ed essere poi polverizzati completamente, oppure ancora, sì ok, finisco, ho reso bene l'idea. Non parlo tanto delle tracce singolarmente perché alla fine direi sempre la stessa cosa, ovvero trita ossa e inceneritore di... Sì, sono serissimo. Potete anche procedere a crucifiggermi su un palo della luce, amici, amiche e Gabibbi Viola. Questo disco per me è stato una colonna sonora lo scorso anno, specialmente per il brutto momento che stavo passando all'uni tra i docenti strafottenti e noia dettata dalla pandemia. Ma basta parlare dei miei drammi perché penso anche voi abbiate i vostri, e partiamo con la descrizione dell'artista. Paranol è un artista coreano che essenzialmente propone shoegaze, senza fronzoli, senza dire ma è noise rock con un tantino... No! Shoegaze. Completamente in coreano. Sì! Non c'è nulla di più. Ad ogni modo, questa sua seconda fatica è davvero il riassunto perfetto del lockdown che molti di noi hanno attraversato. Atmosfere soffuse, sognanti, corredate da una voce morbida e sofferente che appunto richiama, almeno dal mio punto di vista, quello che per me è stato il lockdown. La depressione, la tristezza, la noia, l'insoddisfazione, il sentirsi lasciati soli e la paura per il futuro. Non è oggettivamente un disco perfetto, magari la voce potrebbe far storcere il naso a molti, magari le sonorità proposte dall'artista sono indigeste per molti, ma come detto prima questa è la mia classifica e quindi molto soggettiva e poco oggettiva. E dato che io sono stato tra le persone che durante il lockdown ha sofferto tantissimo, mi sono trovato subito nell'atmosfera di questo disco e sono riuscito a godermelo come si deve. Anche perché, nonostante quello che ho detto prima, questo To See the Next Part of the Dream è un disco scorrevole molto leggero, un ascolto che davvero consiglio a tutti, anche se non siete familiari con il genere in questione. We'll be right back.
Se vi ricordate, all'inizio del video ho detto che... Quindi sì, buona parte dell'avanguardia estremo consigliatomi dai vari membri della cricca non è stato preso in considerazione. Ho detto buona parte, perché infatti quest'anno AO dei Portal è il mio disco dell'anno. I Portal ormai sono una band che tutti su Shredders, fan e membri conosceranno. Un gruppo che per me è stato una sorpresa molto piacevole. Scoprire nel metal estremo un gruppo di matrice avanguardistica così brutale, caotico, abrasivo, mi ha stupito. E davvero, questo disco mi ha ricordato un sacco la musica industriale. E a proposito di musica industriale, mi spiace non avervi consigliato nulla, ma davvero ho trovato poca roba che potesse essere degna di nota. Vi consiglio di dare un ascolto a... scusate, devo leggerlo perché davvero è un nome... Liederwerken del Ein hat i Vedelt Vorgas dei Det Katerska Forbund. Collaborazione tra Trepaner X Ritualen e Nordvagr, due nomi assolutamente influenti nella scena industrial odierna, il quale ha toni molto ritualistici e ambient, e vi consiglio davvero di ascoltarlo. Ma tornando ai Portal, devo dire di essere molto sorpreso da questa loro ultima fatica. Mi sono trovato ad ascoltare un death metal davvero brutale, riff di chitarra velocissimi e affilatissimi, come se un mare di lame mi venisse scagliato contro ad una velocità supersonica, delle ritmiche sostenute che scandiranno in generale l'andazzo del disco, e infine la voce di The Curator è qualcosa di oscuro e soffocato, ma talmente soffocato che a momenti ti manca l'aria ad ascoltare il disco nella sua interezza. Diciamo che il disco lo descrivo un po' così: a cazzo di cane. La sensazione è quella di essere inondati da una marea nera piena di creature marine che proveranno a corrompervi in ogni modo, dove la marea procederà a tirarvi giù per poi entrare nei vostri orifizi, facendovi perdere le forze, soffocandovi e perdere i sensi. Questo anche per corrompervi, perché comunque voi proverete a dimenarvi, proverete a ribellarvi, ma sarà tutto inutile. I Portal per me sono stati una rivelazione quest'anno, e per quanto molti di voi non saranno d'accordo con me, AO è stato un discone per il sottoscritto. Ho adorato tutto di questo disco: la sua raison d'être, il suo concetto, la sua composizione, la sua atmosfera. Ho adorato tutto, davvero, è un disco bellissimo. E con questa posizione siamo arrivati alla fine. So di non essere stato oggettivo e magari di essere risultato scarno, vi prometto che la prossima volta farò meglio, promesso. Dunque, ringrazio chiunque sia arrivato alla fine del video, e prima di lasciarvi vi invito a iscrivervi, lasciare mi piace al video e sui social, e infine condividere il video, se vi è piaciuto. Dalla redazione di Shredders TV e dal signore industriale è tutto. Bella!